Allora, Colcione, arriva il nuovo acquisto Cataldo, un'altra squadra praticamente. Ci siamo trasformati. Ex acciuncati. Più che tecnicamente siamo migliorati molto tatticamente, siamo stati bene in campo. Abbiamo messo grinta. Abbiamo corso finalmente, una cosa che non succedeva da forse vero. Da all'inizio state morendo, bicho. Siamo distrutti. Vedi i miei gol, allora, ma anche la mia ex squadra, perché sono sempre fedele al lì. Ho giocato bene, sono arrivati questi tre punti, è arrivata la tripletta del nostro Balotelli. Ragazzi, e siamo contenti. La tripletta di Cataldo non è arrivata. Non è arrivata per un pelo. Se l'è mangiati. Cos'è che non ha funzionato, diciamo, all'inizio del primo tempo, quando avete preso già tre gol? Disorganizzazione in difesa. Diciamo che abbiamo riscoperto un Mannino più difensore che altro, che ha recuperato un sacco di palloni. Abbiamo scoperto un elastico vivente che fa salire e scendi come un treno, e questo ha aiutato un sacco. I risultati sono arrivati al secondo tempo. Da adesso, con l'acquisto di Cataldo, questo gioco ritrovato, le ambizioni quali sono? Salvarsi sempre. La salvezza. La salvezza. Poi fra un altro paio di giornate vediamo se possiamo provare a lottare per un posticino. Vabbè, abbiamo ritrovato anche un buon portiere finalmente. Sì, no, però è stato un buon articolo 11 in porta, però vediamo se riusciamo a continuare così. Il gioco, l'importante è che c'era il gioco. No. Va bene, ragazzi, allora complimenti, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao ciao. Arriva una importante vittoria per i grintosi, abbattono 13-2 il Santa La Monica, facendo 3,9 punti. Comunque si poteva avere più triplette, ma va bene così. Abbiamo subito pure il gol. Due gol, vabbè. Diciamo sì, vabbè, però il secondo è stato molto fortuito, cioè punizione, il passo di Sauer. Il primo però è stato un bel gol comunque. Qua c'è il Defo, che non sei. Il Defo si è preso il gol, il primo gol si è ammuccato lui, perché lui si è ammuccato lui. Che dice un primo piano, un primo pezzo di foto. E va bene, quindi è un grande pizzuto che mi ha rubato il gol, ragazzi. Vabbè, quella si trova da fuori. Quello era l'angolino, ragazzi. Quella era troccata. Lo sapete tutti che quello era un Eurogol. Però a giro. A giro. Alla semifinale. Però diciamo, io l'ho lasciato perché sennò io ne faccio tante. Cioè, ragazzi, non c'è motivo di farne ancora. Si è usata la solita sega, non c'è mai fatto il letto. Io mi sono fatti coglioni e me ne vado, c'è tutti. Vabbè, comunque Pizzuto, quando viene chiamato, risponde bene con 5 gol oggi. Sì. Dopo questa partita. Abbiamo cosa? Una squadra di Gianmarco Cordaro con la quale perderemo sicuro, perché sono troppo forti. Cordaro è un fenomeno e farà un gol in rovesciata. Già annunciato. Va bene. Va bene così. Allora ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi. Allora, dopo questa scena di Emilio Canzoneri che passa e se ne va, 5-1, la parola la diamo alla difesa oggi, visto che la... La diamo a Scaglione. Scaglione è la grassa, gli ho detto che con Caruso non ci parlo perché non ha giocato a calcio oggi, ho pensato più a picchiare gli avversari. Diciamo che eravamo obbligati. È stato un po' più alla fine. Diciamo che io non mi sento le caviglie. Belli, dacci la palla. Se non sai giocare a calcio, non lo a rompere la vite. Sì, esatto, perché non solo falciavano, pure si lamentavano. Falciavano, si lamentavano. Sì, devono ricordare a vita sta partita. A vita, qua a vita. Sanno squidare il chiuso. Io non lo so. Santa La Monica. Io a me, per la mia squadra, posso pensare. Io so che giochiamo contro ad aprile, già ho il... 19, forse per il mio compleanno. Forse prima. Comunque, non facciamo uso privatistico del mezzo pubblico. Io ho detto però alla difesa, qua c'è gente che ha fatto 4 gol su 5. Bella partita. Aspetta che ti zoom. La Grassa ha fatto gol sul primo palo. Bueno, sono felice. La Grassa ha fatto 5 gol. 6 gol in 4 giornate. 6 gol è successo. Cioè. E io 4. Cioè. Che gioco è che la Grassa fa 6 gol in 4 gol? L'importante è vincere. Bravo. Beh, quindi l'obiettivo è vincere il campionato, non ve l'ho chiesto ancora. Salvezza, ciao. Salvezza. Ciao. Ragazzi, partita soffertissima. Avete rimontato un 3-1 all'inizio, poi questi continui pareggi, botta e risposta fra le due squadre, poi alla fine avete trovato due bellissimi gol. Sì, carattere, voglia di andare a vincere, perché sappiamo che questo è lo scontro diretto per la zona playoff, perché i Galattico sono una bellissima squadra. Sì, giocano molto bene, veramente. Sì, aspettano di tesserare qualcun altro, ma sono una bellissima squadra. Miranda è fortissimo dietro, poi Barcellona pure un ottimo giocatore, insomma,
sono tutti molto veramente bravi, giocano un buonissimo calcio. Però dico anche voi avete, cioè, sì, il difensore con la maglietta dell'Inter, sì, fortissimo, sì, 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 lui è abbastanza forte veramente. Ha fatto un gol, com'è, capitolo 4, che cazzo è? Una specie di punta, vabbè, una specie di punta esterna, insomma. Grande, un colpo da biliardo, direbbe. Anche quello di Catalano è stato, sì, un colpo, sì, sì, di Gabriele. Comunque stiamo crescendo partita dopo partita e... Sì. Speriamo di arrivare più alti. Cioè. Poi direi complimentini alla Monica che sì, ha, Monica fatto bellissime parate. Sì, bellissime parate, soprattutto parato bene. Sì, 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 tutti bene. Insomma, si continua a crescere. Dedichiamo questa vittoria a Silvio che oggi non c'era e a Luca che ci sarà la prossima, che sta arrivando. Aspettiamo Luca, il nostro attaccante. Sì, 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 che è il nostro altro pezzo da 90. Insomma, quindi questa squadra punta a salire diretto in Serie A. Sì. Possiamo dirlo, non lo so perché però ci proviamo. Sì, sì, no, cazzo, con 10 punti di vantaggio. Con 10 punti di vantaggio. Puntiamo a vincerle tutte e arrivare primi. Va. Okay. Va bene, ragazzi, allora complimenti. In bocca al lupo per la vittoria e alla prossima. Ciao, ciao.